oggi siamo ancora più felici perché abbiamo il piacere di ospitare all'interno della nostra Accademia un dono fatto dall'artista Giuliana Geronazzo all'Accademia Santa Maria. Ecco, io dico sempre, come diceva Platone, che le cose belle sono difficili, ma in questo caso il bello diventa semplice e nel bello che diventa semplice c'è la genialità. We know is all that you've put up to keep you from the truth, the wall to keep. Sono molto felice di accompagnare oggi qui Giuliana Geronazzo, un'artista affermata che ha deciso di dedicare un'opera e di donarla all'Accademia di Santa Giulia. Parlando con lei emerge sempre la sua grande sensibilità verso il mondo della formazione. Quindi io credo che sia proprio stato non solo bello da parte sua, ma anche un grande desiderio da parte sua di lasciare qualcosa ai giovani. È un percorso. Io forse sono abituata nel lavorare a fare, un po' perché sono vecchia, a fare i tasselli di una vita. E allora questa croce nasce da tante riflessioni, ma penso forse un po' che a livello inconscio, quindi è stato il piacere del fare che ha reso leggera la croce, penso, alla fine. E sì, ho messo dentro un po' tutto questo mondo e in effetti io faccio parte di quella categoria di persone che il lavorare, il lavoro deve essere fatto anche nell'ambito artistico. Io sono per il fare. Di conseguenza, meglio che questo ambiente la croce non poteva trovare. Dal punto di vista religioso, in effetti, io ho fatto la ricerca su Santa Giulia e ho scelto la prima versione, quella più antica, anche perché era più intrigante, tutto sommato. Carry your head, you know, you might as well be dead.